Presidente federale ha parlato di apocalisse e mancata riqualificazione, di tragedia ha parlato il Presidente del CONI, tu invece? Ma io non riesco a vedere un mondiale senza l'Italia. È logico che abbiamo trovato un girone con una squadra fortissima come la Spagna, noi siamo in fase di ricostruzione, tanti giovani che avevano anche poche presenze alle spalle per disputare una competizione come questa, giusto metterli in campo, giusto farli giocare, fargli capire qual è il valore della maglia, qual è il valore della competizione soprattutto. È logico, sarebbe veramente difficile andare a vedere un mondiale senza la presenza dell'Italia. Adesso attraverso le qualificazioni non credo che ci siano squadre impossibili, per cui spero e mi auguro che questa situazione possa essere superata nella qualificazione dopo, successiva. Che sorpresa invece l'esonero da parte del Bayern Monaco, un club che, insomma, di fascia alta che solitamente difende i propri allenatori, di una persona che conosci bene come Carletto Ancelotti. Sì, mi ha sorpreso molto perché, voglio dire, soprattutto a quelle latitudini non c'è questa abitudine come da noi. Quando non arrivano magari dei risultati, allora immediatamente si pensa che il responsabile sia solo ed esclusivamente l'allenatore. Una squadra di grandi tradizioni, però mi sembra che i primi scricchioli ci fossero già anche l'anno passato. L'aver vinto il campionato è stato un palliativo per bloccare un attimo la situazione, però poi dopo quest'anno credo che si sia ripresentata in maniera piuttosto evidente, ma non per quanto riguarda i risultati, ma credo quanto riguarda la programmazione. Parlando con Carlo, lui aveva da parte della società un indirizzo chiaro, che era quello anche di cercare dei ricambi a questi giocatori, di rinnovare. Il problema era dirlo a quelli che dovevano star fuori, e questo è stato il grande problema, e purtroppo chi ha pagato è stato Carlo, ma non credo che abbiano risolto il problema mandando via l'allenatore. Due domande per quanto mi riguarda. Una è sul Napoli. Ti aspettavi di vederlo primo, e se è un caso oppure può restarci a lungo, può essere proprio un antagonista per la Juve? Ma io intanto credo che si debbano fare i complimenti alla società, perché comunque è stata una programmazione nel tempo. Adesso sono arrivati dopo 3 anni di lavoro con lo stesso allenatore ad esprimere un calcio che è gioia. Io devo dirvi che mi diverto a vedere giocare il Napoli, mi diverto molto meno a vedere giocare tante altre squadre. Se devo scegliere fra 3 partite vado a vedere il Napoli. Merita di essere lassù, perché credo che il gioco che esprime la squadra di Sarri è un gioco d'attacco, è un gioco che non ha pause, forse questo potrebbe essere il loro limite, però è una squadra che veramente diverte, ha tutti i numeri, e non dimenticherei una cosa, cioè lo spirito di appartenenza a un territorio di giocatori che arrivano dall'estero, perché Pepe Reina è un napoletano, Koulibaly è diventato napoletano, Mertens è un napoletano, Hamsik è napoletano, ecco, e questo credo che possa essere un valore in più. Poi ti chiedo, torno sulla nazionale, dietro Buffon sono giuste le convocazioni che sono state fatte per la porta, e Sportiello può rientrarci in vista dei mondiali, insomma, ammesso che si va? Credo che adesso, sai, la scelta dei 3 portieri che sono a Coverciano sia quella più naturale. Facendo riferimento a Sportiello faceva parte del giro della nazionale già 2 anni fa, poi quello che è successo a Bergamo non lo so, è stato messo fuori e aveva perso, però credo che abbia tutte le caratteristiche, tutte le qualità e le potenzialità per poter aspirare a rientrare e far parte della spedizione a Russia 2018, perché io sono convinto che la nazionale andrà a fare quel mondiale, e l'augurio per Sportiello è quello di poter lottare per poterci arrivare. Su Sportiello, contro il Chievo purtroppo è andata male per la Fiorentina, ma contro l'Atalanta si è visto il miglior Sportiello in maglia viola? Ma la sorpresa è per voi che magari lo avevate perso da 2 anni di vista perché non aveva giocato, ma quello che aveva fatto nei primi 2 anni all'Atalanta, aveva fatto delle cose importanti, era un portiere emergente, non ci dimentichiamo che ha soltanto 25 anni. Per cui ha tutto per poter ancora migliorare, ancora crescere e diventare un portiere di primo livello, per cui per me non è una sorpresa. Che derby sarà
sarà fra quello fra Inter e Milan? È un derby che, se dovessero esserci tutte e due le proprietà in tribuna, speriamo si mettano le sciarpe al collo, perché se no si sa qual è quella del Milan e qual è quella dell'Inter. Cioè è un derby strano, dai, un derby al di là di quelle che sono le proprietà. In questo momento ci sono due squadre che anche loro sono in ricostruzione, una proprio totale, e mi riferisco al Milan, l'altra come cultura del lavoro, come capacità di interpretare quello che vuole l'allenatore. Adesso l'Inter sicuramente è messa meglio perché ha cambiato meno, e il Milan bisogna aspettarlo, insomma, mettere insieme 12 giocatori nuovi è praticamente impossibile, però un'idea di calcio bisogna che Montella questa squadra gliela dia.